Buongiorno, mi ripresento, sono Giovanni Di Giuni, del partito politico Futura, insieme al partito dei nostri figli. Vorrei ricordare oggi, visto che è la festa della liberazione, vorrei ricordare il ragazzo deceduto il 19 aprile 2019, qui alle Acciaierie Arvedi, dove è rimasto schiacciato da un macchinario in movimento. E ha perso la vita, la vittima dell'infortunio sul lavoro accaduto il 19 aprile 2019 alle ore 14:15 alla Acciaieria Arvedi, è Marco Balzarini di Pieve Terzagni, frazione di Pescarolo. Il 28enne lavorava come magazziniere. L'incidente, stando ad una prima ricostruzione, si è verificato in un'area esterna, adibita al carico e scarico dei coins. Il giovane è stato travolto da un muletto dall'azienda incaricata dalla movimentazione. Sotto shock il conducente del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, polizia locale, però Marco Balzarini, 28 anni, è morto. Ancora una volta una tragica passione, dove sui posti di lavoro non si può morire. Però vorrei ricordare anche che in questo mese è già il quarto infortunio mortale che arriva a Cremona. Perché in questi giorni ha perso la vita a Viadana l'agricoltore 66enne Cesare Morini di Viadana, schiacciato dal trattore che stava guidando. E invece il 15 di aprile, lunedì, è morto Marco Bedani, 53 anni, schiacciato da una bobina in un'azienda trentina. 2 giorni prima, nel Parmense, era deceduto il 25enne Massimo Ruffini, travolto da una balla di fieno. Penso che in questi mesi ci sarebbe veramente, come sempre, da quando si parlava di lavori usuranti, si parlava di mettere a posto la sicurezza nei posti di lavoro e quanto altro. Vorrei ricordare anche un'altra cosa, che pochi mesi fa è morto il 54enne Ivano Catadori, sempre alle Acciaierie Arvedi, addetto alla manutenzione dei tetti, era precipitato da vari metri d'altezza. L'uomo lavorava per una ditta specializzata che operava in prossimità dell'acciaieria in via Acquaviva. Vorrei dire che su tragico infortunio sul lavoro è intervenuto il segretario della UIL Paolo Soncini alla Cremona Gronde. Si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro e la UIL ancora una volta ha alzato la voce per denunciare una situazione insostenibile. Rabbia e cordoglio animano iscritti e dirigenti del sindacato per la morte dell'operaio Ivano Catadori, di 54 anni. È una strage continua, è una vita che lo diciamo, è una vita che cerchiamo di cercare di capire le cose, sicurezza sui posti di lavoro. Ma ancora una volta nulla si fa, si chiudono gli occhi e non si pensa, tanto il padrone mercenario non gliene frega nulla se noi moriamo o se noi ci facciamo del male. In ogni modo sembra un bollettino di guerra. Allargando il campo a livello nazionale, i numeri non sono confrontanti. All'inizio dell'anno in Italia sono 652 le morti sul lavoro, che fanno rabbrividire e delineano una scia di tutti inaccettabile. Il segretario Soncini ha alzato il tiro. In molte aziende la ripresa si basa su attività lavorative parcellizzate, subappaltate, dove si deve tralasciare la sicurezza in favore dei risultati, ma così si espongono i lavoratori a rischi sempre crescenti. Per questo il leader della UIL, Cremona e Mantova, avanza anche alcune proposte concrete. Non vogliamo più assistere a queste tragedie, che qualcuno chiama fatalità. Servono interventi legislativi, radicali e investimenti per intensificare i controlli, aumentare le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenire infortuni e malattie professionali. CGIL e CISL UIL è da anni che lo sta ribadendo, ma ancora oggi, nel 2019, non si sa ancora cosa faranno questi mercenari, anche perché a loro, ripeto, non gliene frega niente di coloro che muoiono sul posto di lavoro. Voglio anche ricordare un'altra cosa, che veramente sono cose veramente tragiche, veramente tragiche. Dove è morto l'altro giorno Marco Balzarini, vorrei ricordare che è morto Marco Rezzati qualche anno fa, capo reparto della verniciatura, era originario di Pavia,
e lavorava ad Arvedi da pochi mesi. C'è stato un sopralluogo, però la procura mi sa che hanno chiuso tutte le cose, anche perché il pubblico ministero quel giorno lì, Fabio Saponara, in azienda si è procurato una brutta ferita alla testa, perché non l'aveva sul casco. E visto che si parla di sicurezza, neanche coloro che dovrebbero chiamare giustizia se ne fregano, e meno male che si è spaccato la testa. Speriamo che doveva morire anche lui, così almeno capiva qualcosa anche lui, perché sui posti di lavoro ci vuole sicurezza, sicurezza, sicurezza. In ogni modo, Marco Rezzati, capo reparto della manicettura, 44 anni, originario della provincia di Pavia, ha perso la vita sul lavoro poco prima delle 5 di mercoledì 4 giugno. L'incidente è avvenuto alla acciaieria Arvedi, sul posto vigili del fuoco e sanitari. E stando a prime ricostruzioni, alcuni colleghi avrebbero trovato l'uomo a terra con il braccio amputato, probabilmente da un macchinario a rulli, che tra l'incidente e il ritrovamento siano passati diversi minuti, tanto che la morte sarebbe sopraggiunta per dissanguamento. Sembrerebbe inoltre che nemmeno Rezzati sia riuscito a chiamare immediatamente aiuto a causa dello svenimento provocato dallo shock della ferita. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Poi con i soldi si può comprare tutto, e Tacis Mutus e compagnia briscola. Vorrei ricordare ancora un'altra cosa. C'è stato un altro infortunio a Cremona, sempre da acciaieria Arvedi. Infortunio intorno alle 12 di lunedì 26 giugno in acciaieria Arvedi. Stando a quanto si è preso tre operai, un 43enne, un 48enne e un 33enne di una ditta esterna che in appalto stava eseguendo alcuni interventi, sono rimasti feriti in una caduta dovuta al cedimento del ponteggio sopra cui stavano lavorando. Tutti i soccorsi del periodo del 118 e poi trasportati all'ospedale maggiore hanno riportato traumi da schiacciamento, ma a dispetto degli iniziali timori se la caveranno, meno male che qualcuno se la può cavare. E vorrei dire e ricordare quella tragica notizia di 16 anni fa. Thyssen, 16 anni fa, la strage, la comunicazione a Torino. È una ferita che non può immaginarsi, accettare che si possa morire sul lavoro, e per il lavoro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato così la strage della ThyssenKrupp a Torino nella notte del 5 dicembre 2007, quando sette operai, Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi, morirono nell'incendio dell'interno della acciaieria, una strage per la quale l'ex Edgar Alt Espen, l'ex consigliere Gérard Pesgen, condannati in via definitiva il 13 maggio 2016 per omicidio colposo, plurimo, sono ancora liberi. Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società, ha detto Mattarella, che nel suo messaggio ricorda uno a uno i nomi dei lavoratori morti nell'incendio. Il lavoro, aggiunto, costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica, ed è un diritto del lavoratore e un dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme della sicurezza. Mattarella ha poi sottolineato che in questi 10 anni, nella prevenzione degli incidenti e nel supporto agli infortunati sul lavoro, sono stati fatti passi avanti, ma resta ancora molto da fare per far sì che la sicurezza venga considerata essa stessa un volano che contribuisce allo sviluppo e ai familiari delle vittime e a coloro che in ogni altra tragedia sul lavoro hanno perso un collega, un amico o un familiare, ha concluso. Rivolgo un solidale e affettuoso saluto, e anche il Presidente di Futura saluta tutti, perché ridiamo ancora tutti le nostre più sincere condoglianze a tutte queste famiglie che hanno perso veramente tante persone, veramente. Liberazione e libertà, liberazione, libertà e dignità. Oggi celebriamo il 74esimo anniversario della liberazione di una nazione intera e della dignità di ogni suo cittadino. Oggi siamo qui con commozione e con rispetto a fare memoria di una data e di un passaggio storico,
che ha segnato l'inizio della vita democratica. Rendiamo omaggio al coraggio e al sacrificio di coloro che in un'Italia divisa in due o in tante città o in tante Europe, durante il secolo, il secondo conflitto mondiale, credettero nei valori della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza e della tolleranza, uomini, donne, giovani, anziani, preti, militari, persone appartenenti a differenti ceti sociali, con diverse ideologie politiche e religiose, ma tutti accomunati dalla volontà di lottare personalmente, ognuno nel suo piccolo, ognuno coi propri mezzi, per ottenere il riconoscimento dell'Italia come un tutt'uno patrio libero dal dominio nazifascista. Il 25 aprile del 1945, 74 anni fa, i partigiani, supportati dagli alleati, entrarono vittoriosi nelle principali città italiane, mettendo fine al tragico periodo di lutti e rovine e dando così inizio al processo di liberazione dell'Italia. E tutta l'Italia, partiamo dall'est al sud, all'ovest e al nord, tutto il mondo, tutta l'Europa, chiamiamola così, Europa, anche se non è ancora Europa. La resistenza lottò contro l'oppressione fascista che voleva ridurre l'essere umano a cosa? L'antifascismo significò la resistenza della persona che si rifiutava di essere ridotta a oggetto non pensante. Essa volle arditamente che tutte le donne e tutti gli uomini restassero persone e in un commovente spirito di condivisione e di uguaglianza. Sentì che bastava offendere la dignità di persona di un singolo individuo, perché allo stesso tempo in tutti gli altri questa stessa dignità fosse umiliata e ferita. Ecco allora che il 25 aprile segna innanzitutto la vittoria della dignità singola e collettiva. Celebriamo la liberazione dall'autoritaratismo e dal concetto di potere basato sull'idea di sopraffazione, di discriminazione razziale, di espansionismo aggressivo. Abbracciamo valori di pace, di tolleranza, di uguaglianza, di genere, di libertà di pensiero e di espressione. Difendiamo i principi che sono alla base della nostra Costituzione italiana e soprattutto siamo qui a ricordarli, a raccontarli. Dobbiamo ogni giorno ricordarli a noi stessi e raccontarli alle nuove generazioni affinché li facciano propri, vivendo nella piena consapevolezza di ciò che è stato e non ripetendo i terribili errori del passato . 74 anni di bugie, 74 anni di faldomie, 74 anni di miseria. Invece di essere in Serie A, siamo in Serie Z, ancora oggi. Recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto il mondo intero, così come accadimenti che toccano più da vicino le nostre realtà cittadine, dimostrano come ancora oggi questa libertà sia minacciata, offesa e perfino negata. Nella missione culturale delle idee e dei principi di libertà e giustizia, oggi siamo qui a fare memoria, non solo in forma celebrativa, ma con l'intimo convincimento che ogni giorno dobbiamo continuare a fare nostro il significato e lo spirito dei valori che sono stati alla base del riscatto della nazione. La memoria può e deve essere l'unico strumento col quale rendere omaggio al coraggio e al merito di coloro che hanno rischiato e sacrificato la propria esistenza per conquistare la libertà, insieme a quelle persone che ancora oggi muoiono sui posti di lavoro, perché non si può morire di lavoro. La memoria può e deve essere il mezzo che, unito al giusto impegno civile, rende ognuno di noi un buon cittadino. La memoria delle azioni, delle parole, della grande e della piccola storia è baluardo di giustizia e libertà. Così, già come sapevamo, coloro che per la libertà
sono morti e lo dimostrano le parole di un giovanissimo partigiano, Giordano Cavestro, tratta dalle ultime lettere di condannati a morti della Resistenza italiana, con le quali voglio concludere. Cari compagni, amici, fratelli, sorelle, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri, tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibili. Se vivrete, tocca a voi di fare questa povera Italia, che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà ad esempio sui nostri corpi. Si farà il grande faro della libertà. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva la Resistenza. Vorrei così fare un pezzo per i cittadini di Ponte Piave. Carissimi cittadini di Ponte Piave, so che qualcuno mi sta ascoltando, so che tanti forse mi staranno guardando, anche perché li ringrazio che volevano ospitarmi oggi nella sua grande città. Vorrei ringraziare coloro che a Cantù stanno ancora cercando le firme. Sto ringraziando coloro che firmeranno per portare Carlo Arnaboldi sindaco, insieme a noi candidati, per portare un'Italia in Serie A. E vorrei ringraziare così le autorità presenti a Ponte di Piave, forze dell'ordine, associazioni e rappresentanze tutte. Vi ringrazio di essere presenti quest'oggi a celebrare insieme una delle date più importanti della nostra storia d'Italia, il 25 aprile, la festa della liberazione, di cui ricorre oggi il 74esimo anniversario. È una data per noi che è diventata sinonimo di ricordo e di tradizioni che sono diventate preziose, quanto gli avvenimenti che questa stessa festa ricorda. Ed è una festa che vorrei fosse di tutti gli italiani, senza nessuno escluso. Il 25 aprile, come in ogni altro anniversario di ricorrenza nazionale, deve diventare un momento di coesione e non di esclusione, senza paternità, rivendicare da ideologie che hanno ormai fatto il loro tempo, pur avendo portato noi nel nostro presente molti valori dei quali non ci vogliamo, né possiamo, né dobbiamo mai staccare. Vale per un paese, per una comunità, per una singola persona, quello che siamo noi tutti oggi è innegabilmente il risultato di quanto è accaduto nel passato, nel bene e nel male, in quello che sarebbe potuto essere migliore. E noi siamo il presente da consegnare al futuro che verrà, alla società che verrà, e il nostro compito oggi è quello di lavorare insieme per uscire da un periodo che ci deve trovare uniti negli intenti e uniti nei risultati. La società attuale ci impone di guardare sempre avanti e sempre più lontano, liberandoci in fretta da paesi che possono minare di il proseguire il cammino della nostra comunità lungo una strada di serena convivenza e di agognata pace, sia il confronto continuo che porta a crescere, che porta a migliorare, che porta a mantenere vivi i principi su cui si fonda la nostra società, non agli scontri, specie se fini a se stessi. Nella stessa festa della liberazione liberiamoci dunque da vincoli e da chiusure che rallentano quegli stessi ideali per cui i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno combattuto, mantenendo fede alla promessa che ci hanno chiesto e alla lezione che ci hanno impartito con il loro coraggio e con il loro esempio. Buon 25 aprile a voi tutti da Giovanni Di Giuni, Partito Politico Futura. Vorrei ancora una volta ricordare a tutti quanti, anche quelli di Cantù che so che mi stanno guardando, andate avanti a raccogliere le firme. Vorrei scusarmi con Carlo per non essere oggi con voi e neanche domani, ma la settimana prossima qualche giorno con voi ci sarò. Spero che insieme possiamo veramente far ripartire questa grande Italia per riportarla in Serie A. Grazie.
Buon 25 aprile a tutti.